oggi in Gran Bretagna è successa una cosa che ha dell'incredibile. Lord Michael Bates, un ministro importante di Sua Maestà la Regina, si è presentato in aula con 2 minuti di ritardo. La cosa importante non è questa, ma che il ministro si è dimesso. Ha detto: scusatemi, sono arrivato in ritardo e quindi mi dimetto. E ha detto una frase incredibile, per nostre abitudini ovviamente: mi scuso per la maleducazione che ho mostrato non facendomi trovare al mio posto per rispondere alla sua domanda. Nei 5 anni in cui è stato, sentite bene, un mio privilegio rispondere alle domande per conto del governo, ho sempre creduto che dovremmo elevare il livello di cortesia e rispetto nel rispondere. E il ministro Bates, giuro, è tutto vero, continua: mi vergogno per non essere stato al mio posto e di conseguenza offrirò al primo ministro le mie dimissioni con effetto immediato. È una storia favolosa. È la storia di un ministro che si dimette per una scortesia. Ovviamente l'aula non ha accettato le sue dimissioni e in modo unanime ha chiesto che il Lord continui a fare il Lord, ma anche il ministro. Questa storia cosa ci insegna? Che nella patria della democrazia, nella patria della Magna Carta Libertatum, è un privilegio servire il popolo nel Parlamento e nel governo, e chi lo serve, il popolo, si ricorda del fatto che è stato eletto. E in Gran Bretagna alcuni lord non sono neanche eletti, ma un massimo rispetto della democrazia. E adesso prendete Lord Bates e portatelo in Italia, nella nostra campagna elettorale, in cui le liste entrano ed escono perché non rispettiamo tempi e firme procedure, in cui i nostri candidati nascono a Velletri e si candidano in Sicilia, o arrivano ad Arezzo e vengono catapultati a Bolzano, in cui i parlamenti, quando si discutono le nostre missioni in Nigeria, sono deserti. Ecco, Lord Bates che si vergogna di 2 minuti di ritardo e che riesce a dire: il privilegio di rappresentarvi per noi è un sogno. Matrix. Benvenuti nel mondo reale.